Dai che si ritorna, dai. Dai, dai. Dai che si torna. Spero. Arribuongiorno a tutti, arribuongiorno. Ciao nome. Adesso vi spiego tutto, porca di te. Io dico solo una cosa, meno 7. Esatto, esatto. Perché non me l'ha messo nel titolo Twitch? L'avevo messo. Ah, la spiego da giusto. Ma l'avevo messo. Ma dai, pure Twitch ci si mette, raga. Pure Twitch. Grazie per l'host, Utopia. Grazie, ciao Nissan. Dav, sì. Sì, Dav. Sì, Dav, confermo. Non l'ho fatta io, confermo. Dav, confermo. Dav è l'unico che sa, l'unico che sa. Dai, dai, abbassiamo un po' la musica leggermente e cominciamo, chiacchieriamo 5 minuti e poi giochiamo, eh? Buongiorno a tutti, buongiorno gente, buongiorno a nome fittizio, che non so assolutamente chi tu sia, buongiorno Nissan, buongiorno Carla, buongiorno Dav, buongiorno, buongiorno a tutti, c'era anche Samoa Joe prima, salutiamo tutti, tanto siete 13, io pensavo non tornaste più, ciao Doc, ciao Carbon Fossile, pensavo non tornaste più, e invece sì, questa è la cosa figa del canale, perché... effettivamente non sto mai a puntare sul fare numeri esagerati, ma sull'avere un pubblico fedele. Voi porca miseria lo siete, lo siete. Io dovrò tenere d'occhio il cellulare per questi 10 giorni continuamente durante la live, ma forse è meglio che vi spieghi un paio di cosette prima. Intanto è stato completato il gol. Ecco, spieghiamo la cosa. Io il gol l'ho tenuto perché comunque rimane lì per un po' ancora, perché tanto non abbiamo raggiunto la quota, ma ho detto, sentite, per ora mi ci metto un po', ok? Cioè, mi ci metto un po', mettiamola così. E sì, sì, si va a Roma. Si va a Roma, ragazzi, ho preso i biglietti ieri, dal 26, arrivo il 26 sera, notte, 23.50 più o meno, quindi notte decisamente. Arrivo a Roma il 26 e me ne riparto l'8 luglio, che è una domenica mattina fondamentalmente. Ci sono ben 2 weekend di mezzo, escludendo l'ultima domenica, ci sono 2 weekend di mezzo, quindi tanta roba. Faremo cose belle anche in live, ma non solo, perché comunque, vabbè, a parte io e Carla ci rincontriamo dopo un anno quasi, e sarà fighissimo. Ah no, questo è il mio film Zobot, pensavo fosse film di ferro, che cretino che sono, che cretino. No, Nissan, è a posto, Nissan, vai tranquillo. E quindi... Si va a Roma, per la mia prima volta a Roma tra l'altro, non sono mai andato a Roma e effettivamente quale migliore occasione se non quella di sfruttare in questo momento della mia vita anche la possibilità di incontrarci tutti quanti. Tutti quelli di Roma ovviamente, che siete mezza Twitch fondamentalmente, quindi GG. Vedrai anche me, esatto, vedrò Doc, poi ci sono gli amici Naspi, ma Fil di Ferro è di Roma, non mi ricordo. Penso di sì. Vabbè, comunque c'è un bel po' di gente, roba. C'è un po' di gente. Quindi, meno 7 inizia il countdown da oggi. Aspetta, ho fatto pure con la musica in sottofondo. Va bene. Altre cose che vi devo dire. Altre cose. Poi giochiamo, perché ho voglia di giocare. Domani mattina non farò live tutto il giorno. Se Carla farà live, eccetera, non sarò da Carla. Torno domani sera alle...
8:45, sì, forse prima se riesco, ma il treno è preso per quell'ora. Perché il treno? Perché domani vado a Milano. E voi direte, aspetta, abbasso un po' la musica se non riesco a parlare. E voi direte, cosa ci vai a fare a Milano? Effettivamente, da quando ho aperto il canale a oggi, a Milano non ci sono ancora andato. E non ho mai dovuto prendermi una giornata di pausa dalle live, causa Milano. Ah, è della provincia di Roma, vedi. Questo perché? Perché non c'è stata occasione. Io non vado a Milano da un bel po', effettivamente. E vado in una radio. Quindi, allora, facciamo così. Visto che appunto saranno per i prossimi 10 giorni dei giorni un po' particolari, soprattutto per le live, è un po', dico giusto, mettiamola così, giusto, visto che ormai mi conoscete da tanto tempo, spiegarvi cosa faccio come lavoro, che in realtà lavoro ufficialmente ancora no, è collaborazione, il lavoro arriverà fra un pochino. Così riesco anche a riassumere bene. Perché non l'ho detto mai questa roba qua su Twitch? Perché non sono quel tipo di canale che scrive sul titolo: ah, io lavoro, io collaboro con persone famose. Non lo faccio. Però è così. Film milionario, minchia. Allora, domani mattina andrò in una radio abbastanza conosciuta, Radio 105. Io da 10 anni collaboro con Radio 105. L'ho detto. mi sono tolto un peso. Porca miseria, sì. Lo sapeva Revolver, lo sa Doc, lo sa Carla, lo sa anche Dav, che in realtà Dav mi conosce proprio riguardo questa cosa qua. I miliardi esistono a 105 per femmini, minchia. sì, però che palle, Spotify, mi hai fatto lo spot poco fa, è la mezz'ora dove è finita di spot di musica gratis. Allora, ecco, dicevamo, non sapevo nulla, non conosco questa persona. Arrivo su... esatto. Ciao, Super Gear. Allora, sì, io collaboro da 10 anni con Radio 105. Più che con Radio 105, con un programma di Radio 105 che molti probabilmente conoscono, altri non conosceranno, ad altri farà schifo, ad altri sarà simpatico. Insomma, è un lavoro. Comunque mi ha portato del guadagno, anche se non in 10 anni non in modo effettivo, ecco, che è lo Zoo di 105, un programma radiofonico di Radio 105 che va in onda nel pomeriggio e che in qualche modo io sono il loro social media manager, ovvero la pagina Facebook dello Zoo che vedete tutti i giorni, magari vedete i loro post, sono miei, fondamentalmente sono miei. Tra cui prevede anche del montaggio video. Buongiorno padre. Buongiorno padre. Buongiorno. Che vede appunto il montaggio video. Spesso e volentieri ho da scrivere articoli su articoli. Cerco contenuti. È un po'. È proprio una gestione a livello di marketing della pagina dello Zoo e di tutto quello che ne consegue, quindi anche social, Instagram, Twitter, YouTube, bla 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 bla. Questa cosa qua mi sta portando in questi giorni però un po' di lavoro in più, ma vi spiego anche perché. C'è un evento che appunto nel programma stanno facendo, che durerà una decina di giorni. Questo evento va monitorato continuamente, giorno e notte quasi praticamente. È un viaggio di... vabbè, non sto a spiegarvi in realtà l'evento. Comunque, va monitorato un viaggio. Questo viaggio è pieno di contenuti, sia video che foto, e io devo monitorarli continuamente e pubblicarli a raffica sui loro social, tra cui anche pagina Facebook dello Zoo. Questo è quello che mi ha incasinato ieri mattina e stamattina. Ieri mattina avevo dovuto ricreare tutte le grafiche, eccetera, eccetera, e vabbè, vabbè. Invece stamattina c'era un video che non ho dovuto montare io, ma l'ha dovuto montare un altro ragazzo. Purtroppo questo video non andava bene, c'era un beep che non era stato messo e alcuni accorgimenti. Il problema è che chi monta video lo sa, ci vuole un po' di tempo, anche solo a mettere un beep devi renderizzare tutto. Quindi ho aspettato un'oretta, sperando prima delle 11 di riuscire a caricare il video e via, e uscirne stealth anche a sto giro. Purtroppo non mi verrà probabilmente facile in questi 10 giorni, quindi per farvi vedere 10 giorni io che entro esco, manco fossi Rocco Siffredi, è meglio spiegarvi almeno due cosette. Quindi ho dovuto chiudere la live perché tanto si sarebbe chiusa da sola, perché caricando il video OBS impazzisce e muore la connessione totalmente. Quindi
Bip che ho dovuto poi mettere io perché non è stato messo, quindi l'ho aggiustato io e caricato sul Facebook dello Zoo di 105. Mo' il video è caricato sia su YouTube sia nello Zoo, dovrebbe essere tutto a posto, io da oggi posso essere un po' più chiaro. In pratica gestisce tutto ciò che è social ma non Marco. No, Marco non è facilmente da gestire, ma in realtà sì, io ci riesco. Marco intende Marco Mazzoli, il signor Dav. Quindi sì, ragazzi, penso che dopo 7-8 mesi di live era doveroso spiegarvi anche un minimo in cosa consiste il mio barra lavoro, ecco, perché non, lo, per, fino a domani in realtà è barra collaborazione, da domani probabilmente è barra lavoro, probabilmente, io metto sempre le mani avanti, probabilmente, quindi domani è una giornata in realtà per me molto importante, è una cosa che va... Va da un po' di tempo avanti questa mia giornata di domani e un paio d'anni che si va avanti. Domani in realtà si chiude un ciclo e se ne riapre un altro, molto più figo. Che, ve lo dico, potrebbe in qualche modo influenzare le live, ma non dal punto di vista negativo. Da un punto di vista che potremmo forse riuscire, almeno io ci proverò perché voi mi conoscete, sono una persona completamente diversa da quella che vedete in giro su Twitch altre persone. Io non tendo all'aggrapparmi alle occasioni, anzi ci sfuggo spesso e volentieri dalle occasioni, però in questo caso, scusate se non sto leggendo la chat ma finisco solo il discorso, in questo caso probabilmente vorrei in qualche modo aiutare anche voi, il canale stesso, a crescere un pochino facendo cose, cioè se mi danno la possibilità voglio fare cose veramente 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 fighe. Vediamo, io domani in radio parlerò di noi, non di me, di noi. Anche il gruppo cartaceo e anche voi. Voglio far vedere quello che si è creato in questi mesi in modo così automatico, che io ho aperto Twitch per gioco fondamentalmente, perché mi piaceva l'idea di fare Twitch. Questo 2 anni fa, poi l'ho chiuso, poi l'ho riaperto e non ho mai voluto puntare al mio lavoro con Twitch. Tendo a precisarlo, non ho mai detto fino ad oggi cosa faccio del lavoro mio, eccetera eccetera, perché non voglio ancora oggi spingere il canale grazie a quello che faccio nella vita privata. Voglio diversificare le due cose. Sì, è il diminutivo di Davide, Davide madre. Questo è di Torino, sì. Quindi non vedrete mai scritto dallo zoo di 105 a Twitch, fondamentalmente. Lo dico giusto per precisione. Quindi, ragazzi, sì, ufficialmente questo è quello che succederà. E in questi prossimi 10 giorni, in questo viaggio che queste due persone fanno da qui a Miami, ci saranno tanti contenuti che io dovrò pubblicare, editare, lavorare, eccetera, eccetera. Quindi spero vivamente che da qui almeno a l'una in questi giorni riesca almeno a portarvi le live tranquillamente. Il pomeriggio non lo so a sto punto, ma vedremo, vedremo. Ok, ho finito la mia arringa, vostro onore. Ma se stai a Roma, lavoro da Roma. Lavoro da Carla. Con Carla abbiamo già parlato a riguardo. Le mie vacanze non sono vacanze in realtà, perché sembrerebbe che io sia comunque in vacanza. No, cioè, me ne vado un po' da Torino per 10 giorni e quindi GG. Però la mia vacanza non sarà vacanza. Continuerò a lavorare da Carla fondamentalmente. Sì, infatti, no problem. Quindi sì, ufficialmente ragazzi vi ho detto che tipo di lavoro faccio. Detto questo, non ne parlerò ancora tante altre volte in live sinceramente, ma giovedì vi faccio magari un resoconto della giornata, perché giovedì conto, spero, di venire in live, visto che domani salta. Ma qualora voi faceste parte del mio Telegram pubblico, io nella giornata di domani vi posto delle fotine carine dentro Radio 105, molto 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 stealth, qualora vi interessasse. E magari se riesco faccio qualche live, non lo so, quello non lo so, però qualora, non lo so, mi faceva carino, visto che voi mi fate compagnia tutti i giorni, non voglio tenere questo distacco anche a livello di quello che faccio nella vita privata. E perché no, domani mattina, domani durante la giornata sul nostro Telegram ogni tanto vi posto qualche cosina dentro Radio 105, vi faccio vedere un po' un'altra parte di mondo strano che magari non tutti conoscono e via.
Giochiamo. Allora, accendo Liars of Fear. Quindi spengo la musica. L'ho spenta molto aggressivamente e cominciamo a giocare. Sì, Torino Super Gear. Conosci? Hai presente? Di nome? Ma quindi ti sentiremo mercoledì? No. O forse, non lo so. Allora, quando mi capita di andare lì, effettivamente è capitato di stare davanti al microfono. Non credo. Cercherò di stare molto lontano dal microfono, in realtà. Mi conoscete, non sono quel tipo così. Io dovrei approfittarne molto di più. Molti mi dicono approfittare delle possibilità che hai, Sirio. No, non sono quel tipo di personali. Quindi i titoli rimarranno comunque quelli che avete visto fino ad oggi. Niente da lo Zoe 105 a Twitch. Comunque, cominciamo. Però voi non vedete ancora nulla, quindi faccio cambio di schermata. Ok, sembrava Children di Robert Miles da come iniziava. Allora, cambio di schermata. Non ricordavo più com'era la posizione delle webcam. Faccio un live da 2 giorni, 3 giorni e non so più niente. Sei di Ivrea? Dai, che figata. Ma che figo. Allora c'è qualcuno del Piemonte, non sono tutti di Roma e Calabria. Sono contento. Carica. Continua. Allora ragazzi, eravamo arrivati al quarto momento sblocco, ecco, più o meno. Ciao Ara92. Mi fa ridere la cosa. Chiamarti Ara92 che ti conosco. Buongiorno Super Pippo il quadro superstar. Madonna, Pippo Franco, poi salutiamolo che ci ha fatto compagnia nella scorsa live. Vediamo se ci rifarà compagnia in questa live. Non sapevo che fossi di Torino, neanche io sapevo che fossi io di Torino. No, scherzo, io sapevo che ero di Torino, ci sono cresciuto, ma non nato perché sono siciliano. Quindi sì, sono meridionale terrone. A Torino. Sei molto bravo nell'intrattenere durante le live. Grazie Nisa, io cerco sempre di fare il possibile. Poi ovviamente il lavoro si incastra con quello che faccio e mi incasina la vita tantissimo. E allora ho detto, raga, basta, diciamo le cose come stanno. Comunque, sti cazzi del lavoro, ok? Dobbiamo giocare anche perché questa cosa qua che facciamo su Twitch tutti i giorni alle 11 quando funziona tutto potrebbe diventare molto più figo in futuro. Io lo auguro perché voglio darvi sempre più qualità e se mi danno modo di darvi più qualità siamo tutti più contenti. Qualità ovviamente nel mio stile, quindi qualità uguale non qualità, ovviamente. Siamo tutti di Terroni in realtà. Sì, a Torino non ci sono più torinesi, non esistono i torinesi, non ho mai visto uno, forse uno una volta, ma è morto. Allora, siamo di nuovo in questa stanza. Io adesso magari spengo solo la luce, ma probabilmente diventerò buissimo, ma va bene, facciamo atmosfera dark. E vediamo come andrà, perché potrebbe andare bene. Allora, io eravamo rimasti che praticamente abbiamo trovato il quarto pezzo di coso. È tutto jumpscare sto gioco, quindi... No! Comunque, no! Meno 7! Sì, ne ho parlato inizio live comunque. No, perché magari Carra non c'eri. Sì, meno 7! Dai! Si va roba, ragazzi. Va roba, però ci dobbiamo arrivare vivi, quindi adesso andiamo avanti. Se mi piglia l'infarto prima, niente roba, GG. Farò in modo di farvi ridare tutti i soldi. No, questa cosa non è bella. Ah, signora! Ma questa cos'è? Vernice? E io gli do fuoco. Ma che cavolo? Io c'ho... Ma perché? Va bene. È passata. Però non vale, perché non me l'aspettavo a sto giro. Ho cambiato la foto profilo su Twitch dopo 17.000 mesi. Ah, dopo andiamo a vedere. Mo li tira in live e bloccano il canale, ti pare? No, ma ribadiscilo assolutamente, ma lo ripeteremo sempre. È che sono già le 11.43 e non ho fatto un cazzo di live, quindi... Allora... Cos'è il T-Rex? Ah, che bello, ritornano i muri.
Ah, siamo ubriachi? Ubriaco. No, ma che ansia. Sento i suoni potentissimi. Egoista. Cristo. E quindi? Ah, minchia, ma che flash devastante. Ah, quanto luogo comune questa cosa. Dai, sì, dov'è la palla che cade dalle scale? Dai, su. Oh. Allora, no, mi hanno insegnato a non girarmi. Su questo gioco non mi devo girare. Mi devo girare, per forza. So. E io cammino all'indietro come le ragazze. Vedo un cazzo, ok. Ok. È bellissimo sto gioco, ma mi fa caccare. Consiglio mai girarsi di scatto. Madonna, quello è vero. Aspetta, che bella questa live. Era revolver, è molto bella. Tacci sua. Allora. Ok. Io mi giro lentamente. Che era? Un topo. Vabbè, ma con calma, apriamo la porta che tanto non ci succede niente. Terra! Ah! Non cambi più. Cazzo. Ok. Però l'abbiamo visto che ci stava osservando. Oh, raga, che ansia. Ah, preparate i tasti delle clip, perché questo è il classico gioco per le clip, cavolo. Ma è tutto ridisegnato! Ah, vedi, quando pagano poco gli sviluppatori, poi vedi le texture come sono fatte male. C'ha ragione. Power of Love! Il Follow Random People! Grazie, Follow Random People, sono contento. Ma il film non ti segna a farti i cavoli tuoi? Sì, il film horror, effettivamente sì. I giochi horror, effettivamente sì. E io, effettivamente no. Non guardare nello specchio. Porca puttana. Così brutto sono? Vabbè. Ci risolviamo la cosa. Ok. No, si è bloccato. Che palle questo gioco! No. Io veramente. Cavolo. Si è bloccato. Ma io non prendo più i foglietti, raga. Non li prendo più perché si blocca ogni volta che apro i foglietti. Basta, non li prendo più i foglietti. Che cacchio. Questi cavolo di foglietti ogni volta. Non clicchiamo più sui foglietti. I foglietti sono il male, i foglietti sono rotti. Che palle però. Cioè, credo che l'è andato gratis. Ma che ne so, Dav, che ne so. Ma che ne so. Non lo so. Dai, comunque quando finiremo sto giochino qua torniamo su The Sims, ve l'ho promesso, quindi era giusto che volevamo finirlo. Se l'avremmo finito prima, se gli astri fossero dalla mia parte. Tipo. Comunque ho promesso a una persona che sarei stato molto più meno come che si dice? No, che stai a fa', cancella, ma sei cretino. Scusate. Meno mestruato. Quindi farò in modo di essere meno incazzoso. Allora, sì, rifacciamo tutta questa parte. Sì. Ciao, signori. Sì. Vada. Micchia. Sono cacato. Pensavo di andarci molto più sicuro. Ok, sì. Oh, chiudi le porte. Apri le porte. Chiudi le porte. Gianluca, me fai muro. Gianluca, me fai muro. Gianluca, me fai muro. Me fanno muro. Dai, cazzo, Gianluca, me fai muro. Oh, anche Ori. No, non è che l'ho dimenticato. Però portare 46 giochi diversi non aiuta in live, finalmente. Quindi facciamo un po' e un po'.
Sì, c'è l'orso, l'orsetto. Andiamo avanti, andiamo avanti, veloci, veloci, veloci. Sai che non mi ricordo più. Ok. Allora, qua c'era lo specchio? No. Qua c'era la tizia rotta. Oppla! Ubu, sentite! Hai visto? Torniamo di qua. Ecco qua, siamo tornati al punto di partenza. Non ha... no... non tocco più i fogli, non li tocco più perché sennò poi si rompe il gioco e un po' mi scazza. Se ti anni di sfiga, infatti ne è partito già dal primo, a parte che è partito da prima del... Ok. Ok. Avviciniamoci al cuore che batte, che non dovrebbe battere, è un disegno. Ah, qua ci sono cose. No, che cacchio spegni? No, non spegni le luci, sei scemo. Ma la voglio anch'io questa opzione per rimettere a posto i cosi qua. La voglio anch'io perché mi pesa il culo ogni volta. Infatti non gioco a dama e scacchi per quello, perché mi pesa il culo. Apriamo. E sento questi rumori prepotenti. Non muovete un muscolo. Dovrei aprirli più lentamente. Sono scemo solo. Napoleon. Non è tutto Napoleone. È giusto buona parte. Hai visto che c'ha problemi di lag Napoleone. Ah, che bello che sei. Non mi spaventano queste cose. Ormai sto imparando, ormai sto diventando un pro. Porca puttana! Non devo dirle queste cazzo di frasi. Non è normale. Non è un cacchio normale. Ridere, Revolver! Mi manca il fiato! Ah, allora, apriamo qua. Apriamo qua. Cacchio di jumpscare messi a caso. Madonna. Che poi a caso no, però a caso sì. Dio santo, il cuore in gola. Sto cercando di digerirlo. Io apro le finestre, qua apro tutto, apro gli sportelli. Come l'impressione che ancora non ho visto. Oh no, dai, no, dai, no. Le bambole, no. Dai, pezzo di culo. E vabbè, GG. E vabbè, dai, devo giocare a Minecraft. Fate la clip che non funge. A me lagga. No, oddio, non mi dire che pure è partito con la... No, c'è la multiqualità. Abbassa la qualità. Abbassa la qualità. È chiusa. Vabbè. Da adesso mi giro, non c'è più. Hai visto? Ah, ok. Porca puttana! Dai, che pezzi di culo, però. Scusate perché sono un po' volgare, però... Voi cosa direste? Eh? La vogliamo finire? Guardala lì. Questa sei tu. Mi avvicino e ti muovi. Tanto aspetti. Adesso aspetti. Mi avvicino e ti muovi. Lo so già. Non c'è più. No. Io ho il cuore in gola. Dimmi che è la luce. No, è la finestra. Dio, è troppo buio qui. Oddio. Oh.
Sara. Io vi giuro che sto soffrendo. Dai, quanti luoghi comuni! Non mi posso muovere! Mi fate andare via! Non so cosa fare! Stanno laggando! Laggano! Dimmi che devo scappare! Cosa c'è? Sti cazzi, che gioco! Maledetto Gianfausto, sei un bimbo birichino! Mortacci sua! Fammi ringoiare tutto qua, che c'ho il cuore mio e di qualcun altro qui in gola. Cos'è? Cos'è che fa sto suono? Ah, ma qua basta, sti luoghi comuni, dai su, almeno siate un po' più originali. Ma perché ho deciso di riprendere il gioco? Ve l'eravate dimenticato, credo. Dove vado io adesso? Di qua, per forza. E non c'è. Ah, vedi. Io ti giuro, mi manda... Mi incasina sto gioco, non capisco nulla. Grande Dav, grande Dav. Che faccio? Sinistra o su? È uguale, mi sembrano identiche le cose. Solo che qui c'è la bambina e qui no, quindi vado lì. Non piace questo. Ah! Mi sa che devo andare di qua. Ah, è un déjà vu. Ah, vedi, ho capito come funziona il giochetto. Andiamo dritti. Mi sa che vuole che andiamo dritti. E invece giro di qua. No, niente. Però la riguarderei il loop. La faccio piangere finché non si rompe il co... Adesso lo faccio così. Vabbè, dai, andiamo dritto, capito. Va bene, vado dritto, gioco, vado dritto. Questa doveva farmi paura, invece non mi ha fatto paura. Mi ha fatto parecchio ridere. Chia che trambata. Allora, andiamo dritti. No, andiamo di qua. Ah, ho capito. Allora, dacci la mazzata. Andiamo dritti. Ok. Scavicchio ma non apro. Beh, di qua mi sembra che ci sia un muro, quindi io direi di andare di qua. No? Ah! Oh! Ah! Almeno tu qua sei impigliato. Doc, sei molto simpatico, Doc. Ma che cazzo è? Oddio, fammi scappare via tantissimo. Non sto capendo. GG, è finito il gioco. Vi ringrazio per avermi seguito. Porca miseria, si sono adatti al gioco, Doc. Porca miseria. E siamo di nuovo qua. Quanto sei bella. Bella. Abbastanza. L'ho visto in un film questa cosa. Questa la prendo. I had the most beautiful dream last night. Questo è fa parte. He came to me, embraced me, loved me as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Possiamo tornare alla normalità?
Adesso mi giro e non c'è più. Però di qua... Vabbè, andiamo a vedere di qua, dai. Il gioco vuole... Addio, santissimo. Dai, sparisci? No, non li prendo i fogli. Mi spiace. Non li prendo i fogli, col cazzo. Proprio col pene. Il pene è quello là. Quella cosa piccolina che alcuni hanno. Allora... Che bello questo gioco, che bello. Ma Samoa Joe c'è ancora, perché so che apprezzava questo gioco. Il carry-on, quanto luogo comune. Oh, la stanza del bambino, che così, la butto lì. Ciao bambino. Bella Pugbee, yeah, grazie per essere passato. Ok, tornando a noi. Quanto probabilmente questa camera diventerà lo schifo fra poco? Ma inizio un po' a capirlo questo gioco. È bloccato. Cani. Bambole. Puzza di cacca. È probabilmente il protagonista in questo momento. Eh già. Non succede niente? Non succede niente. E niente, probabilmente da qualche parte del mondo un bambino carrion sta piangendo. Lo sento anche qui, tra l'altro, incredibile. Come stai, Bugby? Bentornato, bentornato. Amore, come mai ti sono fatti i capezzoli torcidi? Come mai, amore? Stiamo giocando a un gioco molto bello, perché io sono una persona molto furba e decido di giocare giochi che mi piacciono tanto tanto. Ok. Tra l'altro, io in realtà, è vero, io vi ho detto dei Sims, ma... Pausa. In realtà, io avrei acquistato il Game Pass per giocare... Il Game Pass di Xbox a un euro per un mese, per giocare a State of Decay o Sea of Thieves con qualcuno, possibilmente. Quindi, teoricamente, possiamo anche portare quello. Però, vediamo, vediamo. Che volete anche dei Sims, è giusto che io vi porti almeno una volta a settimana due dei Sims. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è chiodo. O finché è Tiziano. E Deezer! Nere! C'è nulla, c'è nulla, c'è nulla, ne? Hai visto che ogni tanto lo faccio il torinese terrone. Ok. Oh, ho cliccato su un foglio, non dovevo. Oh, vabbè. Non si è rotto almeno, dai. Ok. Qua delle forbici. Chiudiamo. Apriamo. Apri fontanella. Chiudi fontanella. Qualcuno se la ricorda questo pezzo evergreen. Oh, Pugby, ufficialmente. Io sto tornando di qua, ma perché vorrei aprire. Niente. Il carry-on, il carry-on, aspetta, qua. Perché io, dal 26 all'8 luglio, sono a Roma. Grazie a voi, tra l'altro, grazie a voi per i soldi che mi avete donato. Lo dico adesso finché non sta succedendo niente che mi faccia infartare, così mi distraggo. E sto, però, e gira tutto il mondo alla stanza, finché si danza, danza. E mo mi piglio l'infarto da scaganza. Ah. Ciao. Che bello. Dovrebbe farmi paura, mi fa riderissimo, raga. Ho un'ansia addosso. Da... Silenzio, bambino, e notte fonda. Che cazzo era? Bender. Le stelle si spengono, il buio è un'onda.
Mamma veniva per la nina nanna. È troppo vicino? È troppo vicino! Ora è scomparsa chissà dove mamma. Succedono cose. Posto? A posto? So uscire? Che mal di pancia. Tutta la danza della stanza. Allora, devo dire che però il gioco è fatto veramente... Oh, cacchio. Non posso uscire. Il gioco è veramente fatto bene. Mi sta piacendo, per quanto mi stia caccando. Ma mi sta piacendo. E registicamente è fatto bene. Un po' scontato alcune volte. Ma è fatto bene. E quindi... Avviciniamoci a qua. Vedi che c'era qualcosa qua. This was a special brush. Era un pennello like speciale, a horsehair brush. Un pennello di different. Green. Ma at that point I hesitated. A quel punto ho esitato. Really avrebbe funzionato davvero? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. L'intera faccenda. Il gioco è veramente tanta roba. Posso uscire? Questa stanza mi fa schifo. Porca miseria! No. Cosa succede? Sono turbato. Ok, per il momento sì, sono spaventini. Non sono quelle cose dici ho il cuore. Ah, siamo tornati nella stanza. Ah, va là. Ok, quindi qui si salva teoricamente. Io non capisco perché alcune bambole finalmente hanno le convulsioni. Perché si sono troccate. Ah, vedi qua. Sta prendendo forma il nostro Pippo Franco. Allora, fatemi vedere solo una cosa, perché, ripeto, c'è anche la questione lavorativa in questi giorni che mi incasina la vita. Ok, no, per il momento nessuno mi ha detto stacca tutto, devi lavorare. Allora, andiamo avanti ancora un po'. Che dite? Io vi ricordo che domani mattina non sarò in live, sarò a Milano. Radio 105, ve lo dico di nuovo. Quindi, qualora voi foste nel gruppo Telegram pubblico, io vi manderò qualche fotina. Ah, questo è l'ultimo, il quarto pezzo che abbiamo trovato, raga. Giustamente. Apri? Non sa più aprire le porte. È come quella volta che mi dimenticai come ci si sedeva. Ok. Dop. È uguale, quindi andiamo di qua. Oh, queste palle di robe. Giriamo tutto attorno, succederà qualcosa? Che è sto suono? No, mi sa che dobbiamo andare avanti così. Ah, questo c'è un quadro. Non c'era prima. Ok. Quanto ci metti a volare sul muro? Niente. Ah, una porta chiusa. Quella di prima. È chiuso. È chiuso. Apri cassetto. Citazione dei Griffin, Pugby. Hai visto? Perché sono anche citazionalista. Le ho tutte. Non si apre questa. Forse chiudiamo questa, si sono incastrati. Mi sa che no, questa non la possiamo aprire per ora. Ok. Ok. E qua è chiuso. È chiuso tutto. È tutto buio. No dai, è tutto buio. È buio. Oh Cristo, no. Cosa sei tu? Però mi piace registicamente. C'è una cura nel farti scagazzare. Troppa cultura, Pagbi. Eviteremo. A Napoli c'è una via di nome Spacca Napoli. Se ci fosse Milano, come si chiamerebbe? Si chiamerebbe la seconda destra. Ah, Ugo Nut. Ok. Non c'è più. No.
Cos'è? Questa è la stanza del, di Satana adesso, dobbiamo vedere. Chiusa. 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 Tutto chiuso, zio. La luce, accendiamola. Delirante? No. Delirious, cos'è? Dissennato, non lo sapevo. Facile da dimenticare, è ubriaco. Ok, non ancora, va bene, va bene. Non vuole che io stacchi la live, è ancora presto. Ah, guarda qua. Il quadro è qui. E adesso perché il quadro è qui? Ok. E qua, è qua da dove siamo arrivati. Aspetta, posso aprire le altre porte? Ah, sono quelle. Allora le apro tutte così mi salvo. Ok, vediamo un po'. Ah. Scusate se sono perché ogni volta che ogni volta che parlo succede qualcosa? Vado, eh. Accendi la torcia. Sì, lo so che non c'è. Oppure registri stile Outlast. Esatto. Non ho la videocamera al momento, che si scaricherà ogni 3x2. Quindi sarebbe comunque inutile. Qua non si passa. Ah, sì che si passa. Pensavo fosse un modo per non farti passare. Deciditi. A fare che? Al momento Pippo Franco ancora non è in giro, raga. Allora, salutiamo Pippo Franco che è ancora vivo, Pippo Franco? Penso che sì. Non lo so. Mezzo bagaglino. Eccolo! Salutiamo Pippo Franco tutto storto, tutto piegato. Allora. Io ormai queste cose me le aspetto, non mi fanno più paura. Porca! Basta! La mia reazione pacata vi ha fatto capire che comunque ce l'avevo più con me stesso che con il gioco. Quello vedo che devo stare zitto e non dire fregnacce. Non è vero che non ti fa paura nulla. Dopo un po' è un po' scontatino. C'è una chiave, la prendo. Prima di aprire la porta controlliamo qua se c'è qualcosa. Nope. Fammi guardare il parroco. E che gli vuoi di? Tacci. Ok, ok. Seguiamo il topo che ci vuole Ratatouille. Senti un po'. Ma sentivo che stava per accadere qualcosa, lo sentivo. Che cacchio? Dove mi stai portando? Bella padre! Questa... Padre, mi perdoni perché ho peccato. Ah, bastava. Ok. Va bene, va bene. Si fa troppo stretto qui. Io se... Guarda che se scorreggio moriamo tutti quanti. Troppo stretto, topo. Troppo stretto. Io non posso salire di qua, amico mio. Tacte. Oh, addirittura. Hai fatto casino. Topo del ca. Topo del ca. Allora, ha fatto casino, mo? E mo? Torno indietro. Ma questa porta non c'era. Infatti è chiusa. E va bene. Va bene. Ciao Pullici, buongiornissimo. Punto esclamativo buongiorno per augurarci buongiorno. No, non li devo toccare i cosi, i fogli. Non li devo toccare. Ma questo mi sa che mi triggerà. Grazie, Carla. Carla, ah, ma Carla, io pensavo che non ci fossi più. Vabbè, li devo toccare per forza. Okay. Ok. Vabbè, allora guardiamo. Cat, dog, rat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devo decidere qual è quello che arriva dal. Che cazzo. Vabbè.
Topo birichino. L'hanno tracciato, è Topolino Acherino. Ah, stacca, stacca, è vero, è Topolino Acherino. Vado, padre. Tra l'altro il suono che si può utilizzare da Carla Cartacea. Ah, io pensavo fosse al mercato, Carla. Avevo capito che eri al mercato. Va bene. Allora. Apro? No. E quindi? Allora. Questo foglio è utile a sto punto, ma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma tanto non ci posso cliccare. E sappi che ci vado per causa tua, oddio, cosa vuoi da fa? Ricordiamo che fra 7 giorni Finzo Live e Carla Cartacea saranno di nuovo insieme e ne faranno delle belle. E solo grazie a voi. Ah, giusto. Ah, oh, ah. Ho capito. Le odio queste cose. Allora, ma siccome io sono un cittone, io parto dal fondo. Allora, cat. È il 4. Aspetta. No, aspetta. Questo qua è il 4. Ok, dog è il 2. E rat è il 6. 4, 2, 6. Vediamo se l'ho azzeccata. Ho citato. Quando ero piccolino citavo sempre. 4, 2, 6. 6. Non funziona. Mi sa che non ho citato. Ok, torniamo indietro. Ma mi sa che non è servito. Allora, riproviamo questa. Allora, da qua. 3. Mi sa che sono tutte giuste. Cazzo, però. 3. 2. Ok, ho 2 o 5, quindi facciamo 3, 5, 6, o se no, 8, se no, 7, la madonna. Ah, che scemo, cat nero, dog blu, rat rosso, è vero. Allora, quindi cat è... No, questo non è... Questo non è... Ma com'è possibile? Aspetta. Pam. 3, ok. Non ha senso. Non ha senso. Allora, aspetta. Allora, o è 2 o 6, però il 6 non ci arriva da... Allora, aspetta un attimo. Il cat nero deve andare sul colore nero. Prova a leggere il cane al contrario. Cosa vuol dire? Che consiglio è? Padre. Non 3, 2, 1. Facile. 2, 4, 9. 2, 4, 9. Proviamo. Proviamo. 2, 4, 9. E dai però. Non funge. Non è 249. Non è 249. Perché teoricamente il nero va sul colore nero. Quindi questo cat va su, o sul 3 o sul 4. No. O sull'1. E non va bene. Gioco rotto. Eh sì, aspetta. Dog. O va sul 2. O va sul dog. O va sul 9. Il 9 è rosso. Il 9 è rosso. Ok. Proviamo a mettere il 9, come ultimo simbolino. C'è, ok. Poi
Sai che cosa ho capito? Sai cosa ho capito? Allora, proviamo così. Ci serve un nero, un blu e un rosso. Di neri abbiamo il 2 e il 6. Quindi il 2 va dal cane. E il 6 va dal ratto. Aspetta, com'era il giochino? No, dobbiamo farli mangiare fra di loro, credo. A dopo, Dav! Scritto al contrario, è vero, è vero. Dobbiamo farli mangiare fra di loro. Il cane guarda qua come funziona la cosa. Il gatto è nemico del cane, quindi il gatto, facendo così, dovrebbe andare sul blu. Quindi questo non è. Questo è il 4. Il 4 è il numero 1. Ok. Poi il cane. No, il gatto però si mangia anche il topo. Aspetta, questo qua arriva al 6. No, ok, il cane, il gatto è nemico del cane. Il cane, ma poi non serve, magari non c'entra un cazzo tutto ciò. Il cane è nemico del gatto. Quindi dog deve andare sul nero. Dog! Quindi 2. Perché l'altro dove va? Ok. Ok. Invece il ratto è, c'ha i problemi col gatto. Non dire ratto se non ce l'hai nel gatto. Quindi, nero dovrebbe andare sul nero. Che è il 6? State segnando? Che io non mi ricordo più? Ditemi di sì. Ciao, Serse! 927. Che è totalmente sbagliato da quello che ho messo io. 426. Bravo, Pug. Bravo. 426. Vediamo se funziona. Magari no. 4. 2. 6. E allora no. L'altro era 927. Proviamo 927. Proviamo 927. Non so con quale criterio, ma non importa. No, neanche 927. Ma io, infatti, dai, mi ha smontato tutto con sto giochino. Era un horror fighissimo fino a un secondo fa. Allora. E allora non lo so. Perché il cane. Dobbiamo capire dove va il cane, forse. Perché c'è il cane qui. Iniziamo dal cane. Il cane va o sul 2 o sul 3. Perché il 3 è viola, è l'unico viola? O sul gatto. Il cane va sul gatto. E quindi? Niente. Forse mi sbaglio del professor Layton. Il 777 della pagina del televideo, media video. Perché il cane è importante in tutto questo giochino qua. No, si è aperto Cortana! No, non mi serve il tuo aiuto, Cortà. Non si può tipo girare? No. Ci sono indicazioni al riguardo? No, per forza, l'unica cosa è questa. Usa il codice del cane, l'unico disegnato. Sì, però il cane... Ah, di tutti e... Ah, aspetta. Brava. Aspetta. 2. 5. Gatto. 3. O 1. 2, 3. No, era 2. Oddio. 2, 5, 9. Proviamo. Allora. 2. Ah, ho trovato che si può fare con le freccette. 5. E dove vai? GG! E adesso torniamo a caccarci. Bravi ragazzi, bravi, molto più bravi di me, decisamente. E già, possiamo giocare adesso, grazie. È servito molto questo giochino comunque. Cucchia, sempre che si spostano i muri qua, le
Ho capito, hai fatto tu il casino, piango io? No, piangi tu. Godo, tra l'altro, che ti picchiano. Perché te li meriti, fai paura alla gente. Ah, ok. Oh, che... Dai, che forse magari è finito il gioco. Visto mai. No, no, semplicemente non hanno pagato la luce e li hanno spenti. Va bene, andiamo, andiamo tranquilli. Non riesce a correre il mio personaggio. Oh, vedi, un po' di sana tranquillità in questo gioco del cat. Ok, ok. Ok. Chiudo la porta. Ma io apro così, come se non ci fosse niente da vedere. Ma allora, Films Live, tutti i giorni alle 11. Calmo, calmo. Allora, fammi controllare un attimo il cellulare, che si sa mai che hanno scritto cose. No, non hanno scritto cose. Allora. Però troppo rumore qui. Aspettate. Prima che facciamo cose. Aspetta. Ok, ci sono. Andiamo. Basta aprire le porte così. E sono scemo io, scusate. Prima volta capiterà che apro la porta e mi arriva qualcosa in faccia. Che bello. Qua hai visto, non ho dovuto aprire niente, ragazzi. Ora dovrei girarmi. L'ultima volta mi ha fregato. A sto giro io faccio così. Vado indietro, indietro, indietro. Mi giro. E c'è un'altra porta. Posso aprire tutte e due? E allora vado avanti, scusatemi. Però registicamente è figo, mannaggia. È veramente... Oh, ma raga, era gratis! Ci rendiamo conto. Tra l'altro, Black Flamer mi ha dato un altro giochino horror da giocare in live. Gratis anche questo. Ok. Andare tranquilli. Ah, va là. La vedi anche tu, eh? La stai vedendo, eh? Sì, la vedo anch'io, amico. La vedo, la vastità del cazzo che me ne frega. Allora. Fogli. Tanto dobbiamo leggere. Io vorrei leggere, ma non lo voglio. Quindi, chiudi qua. Apri qua. Niente. Niente. Niente, c'è nulla da prendere. Niente. Ok. C'è ancora, l'amico c'è ancora. Madonna, che brave. Perché mettono sempre questo suono fastidioso? Fucking mutt, oh, shut up! Hey! I can do that too! See? Veramente pazzo. But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Sì. Ok, c'aveva problemi col cane, evidentemente, ma c'aveva problemi suoi in generale, quest'uomo. Va bene, va bene, va bene. Io mi giro, eh. Ammira ancora la vastità. Ah, si allontana! Io ho sempre questa sensazione di guardarmi all'indietro. Ma diventa una stanza? No. Sarebbe stato fighissimo. Si allontana. Si avvicina tantissimo. Non c'è più. Non c'è più. Lontanissimo. No, c'ho l'ansia. Mi guarda l'occhio. Quello è un occhio. Il Tony è tornato e mi sta cercando. E se il mio fosse il bimbo Gigi? Madonna, mi fai delle citazioni fighissime, padre. Padre, tu non sei giovane, padre, io lo so. Lei è un uomo vissuto. Mi conosce Gigi, Taffazzi. E io un uomo vissuto, sono contento. Lei non è un giovane. Allora. No, non ho già guardato, dai, andiamo lì.
Topi. Topi, tanti topi. Come se piovessero i topi. Porca miseria. Che bella la vita con te. Ok. Ma insomma. 1-2. Comunque c'è un problema di perdita. Di tempo però. Scusami. C'hai ragione, lo studio fa schifo. Cosa... Ah. Hey there, princess. Oh. What? Oh. Questa è la medicina di papà. This is daddy's medicine. Povero. Molto povero quest'uomo. Perché usava il barbon per ubriacarsi. No, don't touch. Ciao palpa. Oh god. Sì, sei sedicenne, padre, certo. I'm sorry. Una grande cultura. Allora sei un sedicenne culturoso, culturista. Ciao palpa, che giuagola con le emoticon belle. Bravo palpa. Sei entrato al momento giusto, quando probabilmente ci sarà un altro momento scagazzo. Oh Cristo santissimo! Ma ti pare che esce fuori dalle finestre, dalle tende? Ma ti pare? Meglio del San Crispino. Oddio. No, io raga, non è per qualcosa, ma dopo un po' è veramente tosto. Ti dimentichi che ti accadono. Cioè, sentivo solo. Vabbè. Ok. Ho fatto cose. Scusa. Dai, la facciamo finita subito. Chiudi, stringi i denti. Stringi i denti. Non è colpa mia, non voglio farlo realmente. Ah, è finito. Oh, di già. Mi stavo divertendo. Oddio, meglio a te che a me, zio. Chissà cosa ha tirato fuori sta roba. Ce l'ho pure io sto gioco su Xbox, mai provato. Ecco, fai bene. È molto bello. No, il gioco è veramente figo in realtà. Ok. Io ancora apro le porte come se fosse acqua fresca. Se cacchio di distanze, basta. C'è il bambino sotto sopra. Qualcuno aggiusti il bambino. Non è un bambino, è un uomo particolarmente piccolo. Ma non è un bambino. Ok, posso. No, io non sto ridendo di un nano. Ok, mi fa ridere che sia stato messo così, ma non sto ridendo di un bambino piccolo. Il gioco vuole farmi ridere, farmi passare come una brutta persona, ma non è così. Posso uscire, probabilmente. E se mi giro? Sei ancora sotto sopra, va bene. Va bene, nano. Ma cos'era Napoleone, che perché è conosciuto per la sua altezza bassezza? E via! Verso nuove avventure! Un po' meno avventure. Ciao, Ligo! Non è un bambino, è il conte Dracula! Ma no, padre, ma lei mi fa le cose. Padre, io come posso dirle grazie? Dovrei tenere le mani sul mouse, perché non si sa mai cosa può succedere. Oh, va là! È diventato un film hot. Sento rumori, sento cose. Non so cosa devo fare. Dai! Fammi fare il jump scare e ce ne andiamo tutti insieme. Dai! Oddio! Dai, che fa male agli occhi questa roba qua. Dai, cosa dobbiamo fare?
Oh no! Dai! Cos'era? Siamo morti! Non ancora. Purtroppo. Purtroppo. No, ti è andata male, Ligo. Buongiorno, Ligo, ma ti è andata male. Fai finta che sia partita. Ah! La capra! Ligo, dai con queste capre. Ok. Ok. Vabbè, presumo che questa sia l'unica che si apre. Hai visto? Voilà. Ma il gioco mi trolla. Ah, oh, cacchio. Ah, in testa mi è arrivato. Quindi? Minore 3, minore 3, minore 3. Ma no, quanto tempo che non sentivo il minore 3. Ok, ok. Guarda lì, crescendo, la soluzione non ho mai preso. Scemo, scemo. Scemo cretino. Questo non gira. Ah, questo forse gira. Cristo! Ma siete cretini? Ah. Meno male che c'è lei padre, così ogni volta che nomino Cristo, lei mi assolve. Grazie padre. Vado, Raga, poi sto morendo di fame. Dai, muoviti a far partire le cose. Dai, su, che so che deve succedere qua. Vabbè, io torno di qua, Ci fa entrare in zone che non dovrebbero entrare. Ho sentito piangere. Non c'è più roba qui, c'era qualcosa prima, me lo ricordo. Ma questa stanza l'abbiamo vista l'altra volta. Siamo all'inizio. Siamo scesi. Credo, non si capisce più. Oh là là, lagga! Questo gioco fatto da Ubisoft, ragazzi. Purtroppo è così. Tutto storto. Beh, una volta voleva avvicinarmi. Va bene, vado. Gesù! Era la moffetta, la vertebra di moffetta. Mister Fox, grazie per l'host e raid. Grande mister, come stai? Voglio che tu spammi i tuoi volponi. Diglielo. Mister Fox, ma che bello che è Mister Fox, è molto volpone, però non è volpone. Stiamo giocando un gioco horror per la felicità di tutti, e meno la mia. Vado, Beh, questo bambino bellissimo lo abbiamo visto tante volte. Sono a quest'ora del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Sei contento, padre? Che cosa ti ho tirato fuori? Dov'è il telefono qua? Ciao bellissimo. Volevo portarlo stasera, mannaggia a te. Ma dai, io l'avevo iniziato l'altro giorno. Vabbè. È molto figo. Molto molto figo. Nope. Ho capito, devo rispondere al lo leggiamo. Alcuni dipinti sfuggono alle semplici parole, figuriamoci alle critiche. Una conoscenza di base del soggetto è d'obbligo, se si vuole anche solo provare a domarli. Viso di un bambino è uno di questi dipinti. Questa anomalia artistica attira decine di migliaia di fan della mediocrità e appassionati a tempo perso. In realtà sembrerebbe il risultato del lavoro di un pittore non del tutto a posto, rinchiuso in uno scantinato buio, a dipingere senza pausa, per una settimana, lasciando da parte l'esecuzione terribile, il dipinto eccelle in un modo sinistro. Questo l'ha fatto lui. Questo l'ha fatto lui. Devo dire che è tappò lui, Cos'era? Sembrava un... non lo so. Che cazzo? Vabbè. Basta, ho capito, 363.
363? Ma non è qua? Dov'è che suona? Che vecchia volpe. Ma no, ma portalo, portalo, vai tranquillo, Mr. Fox. È un bel giochino, raga. Ciao, Mini Palpa! Bello, Mini Palpa! Come stai, Mini? E Palpa, anche. Ormai Palpa e Mini Palpa sono dei nostri a tutto andare. Ma io devo capire dove cacchio suona. È tipo qui. Ah! I segreti segretoni? Bussano a quest'ora del mattino? Eccolo qua, eccolo qua. Ma risponde. Talk to me. Why won't you talk to me? Che è successo? Ma non mi fai più. Ah sì, com'era? 363. Ci proviamo? Ah, l'hai finito anni fa. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vado, 363. Non mi ricordo. Ah, ok, così. Madonna, quanto vintage. Raga, si usavano veramente questi telefoni, ed erano scomodi. Ci mettevo 6 ore per chiamare qualcuno. E l'ho fatto. C'è un altro telefono. Non è qua. Ma io l'ho fatto 363. Dove cavolo è? Vabbè, aspetta, rifacciamolo. No, non ce lo fa più fare. Ok, GG. Non capisco. Qua ci fai uscire? No. Fuoco, fuoco, acqua, acqua, fuoco. E dove cacchio è? Ci devo le luci, si sa mai. Ah! Oh! Che be... Che figo! Quindi? Quindi? So che fare? Ah, dobbiamo andare al telefono adesso, forse. Non c'è più. Ma è Hogwarts a sto posto? Ma che cacchio ne so? Ah, ma dai, non l'ho devo più dovuto aprire! Marina me la ricordavo diversa, sembra stressata. Vado, Marina. Quanto sei fan di Alto Giovane Giacomo, padre. Buona fortuna, no, non dirmi così, Mr. Fox. Non devi dirmi così. Che succede? Trema tutto? L'Alzheimer, padre? Parkinson? Helmut Alzheimer? Basta, basta, basta. Quindi? Oh, mi piacciono però queste cose cervellose. Eccolo qua. Che è successo? Ah. C'è da ricambiare, ricomprare l'armadio, zì. 358. Ma quanto mi piacciono queste cose. Che gioco fighissimo, raga. Ok, non è cambiato niente. Buora, buora, nome fittizio, buora, rieccoti. Buongiorno. Buongiorno, nome fittizio che non so chi tu sia. Riproviamo. E non funziona. Non funziona, sì. E beh, qualcosa, ma funzioni. Quindi? Riproviamo un'ultima volta? Vadi, ragioniere, vadi! 853. Ah, è al contrario. Hai ragione. 8, 5. Dove? Ho capito. C'era bisogno di ridirmelo. E quindi? L'ho fatto cadere io l'armadio. Fighissimo. Ma oh, che roba sparafresciosa. Oh, ma c'è il bambino lì.
Ma che cacchio di casino. It solves nothing. It never has. It never will. Butta giù l'acqua, butta giù l'acqua. Che è successo? Che è successo? Che succede io? Madonna, ma sì, ma anch'io la vedo. Ok. Dai, di nuovo lui, no, che brutto. Dai, scemo. Ti illumono tutto. Va bene. Quindi dobbiamo tornare a rispondere al telefono. 35, no, cos'era? 354. Ok. Vuoi la spiegazione o ci hai capito qualcosa? No, 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 non voglio niente, non voglio niente, grazie. Non accetto nulla dagli sconosciuti. No, scherzo. Sono il tuo love, oddio. Thundermat, horror time uguale clip. Sì, decisamente, anzi, tenete il tasto clip pronto, perché è sempre pieno di... E tra l'altro poi dobbiamo fare le clip magiche volume 2. Ah, porca miseris. Ok. Vado, eh. C'è qualche numero che devo digitare? No, decisamente no. Comunque presumo che il bambino sia tipo qua. Sia tipo caduto. Quindi Pippo Franco non è più tornato però, raga. Sono un po' triste per ciò. Ah, beh, ok. Non muovete un muscolo. Fermo. Volevi usare il telefono, volevi. Però sto cacchio di telefono mi ha rotto un po' le balle, eh. Io esco, scusa se ci sono stata, no, poco. No, ma vai tranquilla, anch'io TVB. Dai che fra 7 giorni sarò a Roma, Carla. Così proprio non c'è modo di scappare da me. Ok. Fra 7 giorni con Carla Cartacea in live saremo sia da lei che da me, ovviamente, insieme. Finalmente. Grazie anche a voi e alle vostre donazioni. Lo ripeto assolutamente. Poi rispondiamo al telefono. Rispondiamo al telefono. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Ah, va bene. Ah, si squaglia? Fa caldino, effettivamente stasera. Oggi fa caldino, però adesso è un po' esagerato tutto ciò. Sembra un po' troppo fuori dagli schemi. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. Oh, veramente? A finger. Con un ditino. I needed a finger. Chiri. Chopped it off. Easier than sawing. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Ti faccio il curi curi sul mento. Tutti a Roma, sì! Poi ci incontriamo. Siete metà persone di Roma, quindi sì. Assolutamente ci incontriamo. Questo è The Ring. Ok, 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 ok. Mi posso spostare? Posso uscire da sta stanza? Basta, anche basta. Ah, siamo tornati al quadro. Che ne sono? 47, cavolo! Ok. Questo è il quinto. Pian piano stiamo arrivando alla figura. No, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. No, manca l'ultimo pezzo. Manca l'ultima parte, raga. Allora, direi, perché sono un pezzettino di culo, di fermarci qui e ci guardiamo l'ultima parte. Giovedì mattina. Giovedì mattina finiamo Liars of Fear, lo finiamo insieme, vediamo come finirà, probabilmente è malissimo. E così io vi faccio un po' di... vi creo l'hype, vi creo l'attesa su come finirà questo gioco. Siete contenti? Siete contenti? Oppure il DVD di Tre Uomini e Una Gamba, me lo tengo fiero sulla scrivania degli album di Caparezza. Oh, Caparezza, Caparezza, mi cicci fuori Caparezza? Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Ok, allora, facciamo così, cambiamo di schermata.
Ok, non l'ha cambiato la schermata. Questo OBS è così bello. Allora, ragazzi, sono le 10.48. Lo so, Ara, lo so. Sono le 10.48. Lo facciamo un raiduccio ignorante? Ce l'abbiamo un po' di tempo. Ce l'abbiamo un po' di tempo. Se volete, facciamo un raiduccio ignorante. Ci state? Cos'è il raid ignorante? Ve lo faccio vedere subito. Raid ignorante. Bam, eccolo qua. Spiego per chi non sapesse cosa sia il raid ignorante. Aspetta, però, fatemi togliere il gioco perché è un po' ansioso questo suono di pioggia. Ecco qua, esci qua. Mi metto un po' di musichetta, quella sì. Un po' di musichetta ve la metto. Cos'è il raid ignorante? Allora, per chi non sapesse cosa siano i raid solitamente sono un meccanismo di Twitch che permette di spostare il tuo pubblico da qualche altra parte. In questo caso, da qualche... Ah no, il raid non me lo perdo. Rimango per il raid, va bene, va bene. Stavo dicendo, praticamente vi sposta direttamente dalla mia chat alla chat di qualche di qualcun altro. Ci sono due tipi di raid, anzi in realtà per molta gente ne esiste uno solo, il raid ufficiale, quello per cui tu pubblicizzi in un altro canale, cioè, insomma, fai scoprire altri canali. E poi c'è il mio, il raid ignorante. Cos'è il raid ignorante? Cerchiamo i casi umani. I casi umani un po' particolari, un po' strani, quelli un po' divertentoni. Siccome la scorsa settimana non li abbiamo fatti per una questione di tempo, eccetera, abbiamo 10 minuti, sprechiamoli così, cercando l'ignoranza pura là fuori nel mondo e facendovi vedere anche l'ignoranza, perché quindi io cambio schermata così. Le magie. Cambio schermata e vediamo i raid ignoranti insieme a voi, con noi. Vi faccio vedere le schermate. Allora, Chrome, accendiamo Chrome. Ok. Allora, cerchiamo un po' di canali ignoranti. Ci dovrebbe ispirare in qualche modo dall'anteprima. E nella mia esperienza, i primi posti li lascio sempre perdere, perché sono quelli un po' più seguiti, che non fanno niente di che. Sono seguiti da mille persone e quindi cos'è questo? Ah, 200 persone. No, dobbiamo scendere. Dobbiamo cercare qualcuno che abbia minimo 30 persone. Cioè, massimo 30 persone. Casco Giappo, ti ho mandato uno. Ma bisogna vedere quanto... Dove mi hai mandato? Allora, vediamo un po' cosa mi ha mandato Ligo. Madonna, Ligo, quanto affidabile. Sui furri omosessuali, ma dove? Allora, vediamo un po' questo. Mi spiace solo per abbiamo fatto la live... Cosa mi hai mandato? Ligo, sei una persona bellissima. Va bene. Direi di fare raid a questo psycho. No, raga. Raga, che cosa non esce fuori? Questo la legge la chat. Chi lo sa? Chi lo sa? Aspetta che vedete l'Inception. Aspetta. Che dite? Che si fuma la gente. Ma non so se caga la chat. Nessuno gli sta scrivendo, effettivamente. Però potrebbe essere interessante. Madonna, ma si è fatto pure la Giamaica, si è fatto. Che dite? Lo testiamo? Se no io intanto do un'occhiata. Questo si è fatto pure sua nonna. Però, no, nel senso fumato, non che... Oddio, ho detto una cosa bruttissima. Va bene, andiamo avanti. Intanto che voi mi dite, andiamo avanti, cerco qualcos'altro. Intanto lo teniamo buono buono lì perché sembra interessante. Sembra molto interessante, anche perché è ignorante come mi aspetto io. Legalize the Premier! Ok, ti consiglio di provare a scriverli. Se risponde vai, se no calma. Bravo. Allora, facciamo così. Hashtag Sasa prova. Aspetta, vi metto... Vediamo se reagisce. Perché magari è semplicemente in trance e noi in realtà lui non ci vedrà mai. Sasa prova. Vediamo un po'. Ci leggi? Un po' scomodino. Lo so. Oh, mi sei cancellata pure la riga del culo. Grazie. Grazie che mi rotti in faccia. Ragazzi, dai. Questo cazzo vuol dire? Ragazzi, dai. Questo può dare emozioni. Se non dà emozioni, GG, ci abbiamo provato. Ok, raid ignorante, lo faccio partire. Aspetta che sennò... sì, l'Inception. Ok, va bene ragazzi, io vi ricordo che domani mattina non ci sarò perché sarò in radio. Vi pubblicherò qualche fotina direttamente sul Telegram pubblico, Telegram che trovate nelle info del canale. L'hashtag è
Stai, hashtag capezzolo stai come i pazzi. È un po' lunghino, ma ci siamo. Capezzolo stai come i pazzi. Ci divertiamo anche un po'. Faccio partire il raid da adesso. Avete un tot di tempo, potete anche annullare, ma io non ve lo consiglio di annullare perché potrebbero esserci cose divertenti. Capezzolo stai come i pazzi come hashtag. Copiate, incollate, tenetevi pronti perché qua vedremo cose belle. Io faccio anche partire già la registrazione. Qua. Partita la registrazione. Ok, registrazione partita. Vi ringrazio, ci vediamo domani. No, giovedì mattina alle 11. Vi tengo aggiornati su Telegram. Ciao belli e alla prossima. Dai, zio. Dai, non parte.